non riesce ad andare avanti, la cosa è frizionata, la relazione non si sviluppa mai bene, la relazione si sviluppa male. Quindi la lealtà è un ingrediente base importante, essere proprio leali all'altra persona e scegliere di essere leali, perché essere leali, parliamoci chiaro, è un sacrificio oggi nel 2021, perché tutto così è tutto quanto di facile ottenimento. Ragazzi, è come andare al bancone del pesce o al bancone della carne. Voglio quello, quello, quello. Funziona così oggi, ok? È diverso. Se parlate con mio zio, dice pure lui: io vado al bancone del pesce e seleziono così, ho pescato così. Cioè, queste battute del cacchio. Però per farti capire, che tra l'altro saluto mio zio, per farti capire che questa cosa significa che oggi a maggior ragione è un sacrificio scegliere di essere leali, è un atto di coraggio, perché è facile trovare la carne fuori, insomma, per andare a mangiare altrove. Il secondo punto è il rispetto reciproco. Quando io parlo di rispetto reciproco, ho un'immagine ben specifica nella mia testa. Questa immagine consiste semplicemente nel visualizzare l'altra persona che preserva i suoi spazi, allo stesso tempo preserva una concessione di spazio dall'altra parte, e il rispetto ovviamente a livello sia sociale, quindi all'interno dell'ambito della cerchia sociale viene posta opposto con fare rispettoso, e allo stesso tempo vieni rispettato a parole seguendo i tuoi standard. È chiaro che se per il tuo standard essere rispettato significa anche farsi andare a quel paese tutti i giorni, più volte al giorno, va bene, ma se come standard hai magari questa persona non ti chiami in un certo modo, non ti definisca in un certo modo, ma che sia una persona che eventualmente ti dice delle cose rispettandoti, non strilla, non sbraita, beh, e non lo fa, allora non ti sta rispettando. Cioè, rispetto è questo, sapere dove voler mettere dei paletti in modo tale che la persona possa poi seguirli. Se segue quei paletti, quindi li rispetta, hai la conferma che c'è il punto 2, c'è rispetto reciproco. Se li scavalca più volte, non c'è rispetto reciproco, e quindi dovresti dire: ah, forse non è proprio la persona giusta per me, ok? Poi c'è il terzo punto, che è ancora più facile.